Un vero e proprio assalto, Salerno ha fatto registrare l'ennesimo pienone del fine settimana dove, oltre alle consuete e gettonatissime luci d'artista, a contribuire al boom di visitatori ci si è messa anche l'apertura della Porta Santa. L'arcivescovo Luigi Moretti ha accolto migliaia di fedeli ansiosi di guadagnare l'indulgenza plenaria prevista dal Giubileo. Non solo luci però, spazio anche alla cultura. Salerno e la macchina del tempo, questo è il nome della mostra inaugurata al Museo Archeologico Provinciale, promossa dall' istituzione museale e da Confindustria Salerno. Non è solo il solito luogo comune, ritroviamo il passato per il futuro, secondo me c'è altro. C'è la scelta di un luogo che per me è sempre un luogo di elezione, qual è un museo, dove anche la bellezza di quello che è conservato, il suo ruolo ed è fondamentale. Ma c'è anche questo atteggiamento da parte di questa componente femminile plurale. Mi piace sottolinearlo, a esporre quelle che saranno le novità del domani, ponendo occhio a quello che è il loro passato, ma in un luogo che della conservazione e della valorizzazione ha fatto proprio il suo scopo di vita. Riteniamo che l'arte, la cultura, il territorio e le imprese debbano coesistere. Oggi esponiamo insomma dei prodotti, degli oggetti che raccontano le memorie storiche delle aziende che naturalmente hanno partecipato, perché vogliamo andare al di là degli oggetti, vogliamo esprimere il valore delle cose, le donne e gli uomini che sono praticamente dietro ai processi aziendali.